Italia, è l'Italia, paga l'Italia, aspetta e arriva al mare. L'Italia corre, l'Italia frena, l'Italia forse ci si allena. L'Italia, querce, pini e tigli, l'Italia, nonni, genitori e figli. L'Italia, il fuoco, il buio, il vino, l'Italia è come far mattino. L'Italia, ora se può lavora, l'Italia. Che è successo? Ma è una cosa buona o no? Insomma, è meglio se si fa o non si fa. Secondo noi è meglio di no, perché si sprecano 23 miliardi di euro dopo tutti i tagli che stanno facendo. Lei non usa il computer, no? Internet. No. Voi sì, voi siete informati, io non voglio essere. Come no? Vedete l'età che c'ho. No, ma è proprio. Lei deve essere informato e informare a sua volta i suoi amici. Sì, questi signori che contadini di là che hanno le terre, che a un certo momento gli passa sto treno, eccetera, eccetera. La roba che c'hanno lì, la vendono meglio sì o no? Ma il treno non si ferma, cioè il treno non è che, aspetti, un treno ad alta velocità viaggia a 300 km orari, attraverserà la montagna e i contadini lo vedranno passare, se lo vedranno. Siamo cittadini, basta, ognuno vale, la battaglia non dà, dobbiamo essere tutti informati. Andiamo in chiesa, però dobbiamo essere anche informati su cosa che sviluppano. Grazie. Abbiamo gli amici, i parenti, i nonni, i zii, tutti. Ho 360 docenti che hanno mandato della documentazione a Monti dettagliata e dire guarda che quest'opera non serve. E quindi stavo dicendo al suo amico no ai rigassificatori a Brindisi, no alle autostrade, no alle metropolitane, non facciamo niente. Il 5 Stelle è coinvolgimento, anche se lei è contrario, lei viene, pone le sue bolle, viene con la gente che la pensa come lei, si discute e si tira fuori un'idea comune, anche tenendo conto di quello che dice lei. Io non vi ho mai sentito da Pecorato Scagna fare una proposta seria per andare avanti. Le fate sempre su. Ma lei vede internet, usa il computer? Usa il computer. Già il fatto di investire sulla rete pare che quelli sono 3-4% dei PIL. Avete sempre siamo noi che roviniamo tutto. No, io non so di che idea siate, ma siete voi. Non rigassificate da Brindisi. Allora che ne pensa dei condannati che stanno in Parlamento? Non si dovrebbero neanche candidare, ci saranno le elezioni nel 2013, vediamo quali sono i partiti che non candidano quelli che sono condannati. Però lei le voterebbe un condannato così? Io direi che non sarebbe il caso. Almeno quello, indipendentemente dalla collocazione politica, minimo di etica pubblica. Possono fare i bidelli, però si possono candidare in Parlamento, E se nei vostri quartieri tutto è rimasto come ieri, senza le barricate, senza feriti, senza granate, se avete preso per buone le verità della televisione, anche se allora vi siete assolti, siete lo stesso coinvolti.